Molto. Buon pomeriggio a tutti. Mi presento, io sono Francesco Cafagna, un ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione di Bari e vi do il benvenuto a questo incontro della serie di incontri del progetto Art and Science Across Italy, organizzato dal CERN, l'INFN, il Dipartimento di Fisica, il Politecnico di Bari, il Conservatorio di Musica Nicolo Piccinni e la Scuola di Scienze dell'Università di Bari. Ringrazio tutti i partecipanti, grazie per essere con noi oggi. Una raccomandazione, siccome potete immaginare, siamo online e siamo tanti, vi richiedo per cortesia di silenziare il vostro microfono e di spegnere i vostri video e le telecamere in maniera tale da non occupare troppa banda. Quindi una raccomandazione che ripeterò un po' perché diciamo in questo modo avremo maggior fluidità nelle presentazioni. Oggi il seminario ha il titolo Gli strumenti musicali fra arte, scienza e tecnologia, quindi faremo una carrellata tra gli strumenti musicali antichi, in particolare il professor Jacobelli del Dipartimento di Teoria, Analisi, Direzione e Composizione del Conservatorio Nicolo Piccinni ci parlerà del clavicembalo e di un clavicembalo in particolare che lui ha costruito personalmente. E poi passeremo a parlare degli strumenti a percussione con il professor Morleo del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali, sempre del Conservatorio Piccinni di Bari. E intervallati tra questi due interventi ci saranno quelli del dottor Antonio Pellecchia e della dottoressa Caterina Ruta del Dipartimento Interateneo di Fisica dell'INFN di Bari. Quindi cominceremo con la presentazione del professor Jacobelli, a cui seguirà la presentazione del dottor Pellecchia, e poi ci sarà la presentazione del professor Morleo e quella della dottoressa Caterina Ruta. Alla fine di ogni presentazione apriremo alla discussione con le vostre domande, i dubbi, tutto quello che vorrete chiedere. E quindi diciamo la modalità per gli interventi sarà quelli di utilizzare la chat di Zoom o di alzare la mano in Zoom in maniera tale che io possa diciamo, farvi intervenire e diciamo, farmi da mediatore con le domande dei relatori. Quindi io diciamo, presenterei un po' i nostri relatori. Comincerei con il maestro Jacobelli, che è un direttore d'orchestra, pianista, clavicembalista e diciamo, vedremo stasera, è anche costruttore di clavicembali e arrangiatore, compositore, maestro di banda, maestro di coro, diciamo un ampio spettro di attività come musicista e diciamo ha insegnato al Conservatorio di Matera. E poi è passato al Conservatorio di Bari, scusate, al Conservatorio di Monopoli, e poi dal Conservatorio di Monopoli è diventato direttore fiduciario della sezione di Monopoli del Conservatorio di Bari. Il maestro Jacobelli ha al suo attivo
una enorme quantità di attività concertistica e diciamo, ha studiato con il maestro Volpi, cominciando come allievo di organo, poi con la professoressa De Romita e con il professor Misasi si è diplomato in strumentazione di banda, ha completato gli studi di composizione con il maestro Gervasio. E poi è stato il maestro Michele Marvulli che diciamo, gli ha affidato la direzione del saggio dell'Orchestra Giovanile del Conservatorio e diciamo, l'ha riportato a Bari. Ha studiato anche con il maestro Ferrara, direzione di orchestra presso l'Accademia Archigiana di Siena e si è anche perfezionato in pianoforte con il maestro Camicia. Per cui diciamo, il maestro Jacobelli ha integrato gli studi di pianoforte con quelli di composizione e direzione d'orchestra e alterna le sue attività, oltre che diciamo, suonando concerti di musica classica, con jazz e con un trio di musica jazz, oltre diciamo, a, come dice lui, scandagliare il territorio del crossover con un gruppo. Che comprende il flauto, violoncello e la chitarra. E il maestro invece Morleo è docente anche lui presso il Conservatorio Piccinni di Bari e ha un'ampia attività internazionale di tournée in Europa, Giappone, Cina e Stati Uniti. È stato anche visiting professor alla New York University, al Conservatoire National Supérieur di Ginevra, a quello il Conservatoire Nazionale Regionale di Lione in Francia, istituzioni musicali della Polonia, dell'Ungheria, della Lituania e del Belgio e ha un'amplissima collaborazione artistica con Alvin Curran in Audiobox, Luciano Berio per l'Orchestra Sinfonica della RAI, Steve Reich per Time Zones, Anne Crumb per la Fondazione Teatro Petruzzelli e partecipa alle attività del Festival di Futuro Electronic in Francia, al PNEM Sound Art Festival in Uden in Olanda, al Festival Muslab in Messico, nonché un ampio spettro di collaborazioni con Antonello Salis, Gianluca Petrella, Emanuele Erciuli, Francesco D'Orazio, Livio Minafra, Ile Farawalla, giusto per citarne alcuni. E lei è anche un compositore, le sue musiche sono eseguite in Europa, Stati Uniti, Sud America, Africa, Asia e Australia. E invece Caterina Ruta, la dottoressa Caterina Ruta, è una studentessa del dottorato di ricerca in fisica a Bari, partecipa alle attività dell'esperimento CMS presso l'acceleratore LHC di Ginevra, si occupa di analisi dati. Lei studia i decadimenti di particelle, decadimenti molecolari di particelle che sono parenti dell'elettrone, le particelle della famiglia dei leptoni, che se individuati danno un segnale importante per studiare la nuova fisica. Lei si occupa non solo dell'analisi dati, ma anche di cercare di capire come fare durante le acquisizioni real time dell'apparato ad individuare direttamente questi segnali per poter avere il massimo dell'efficienza nella rivelazione di questi eventi molto molto rari. Il dottor Perlecchia è anche lui uno studente del dottorato di ricerca qui a Bari, anche lui collabora con l'esperimento CMS dell'EHC, però si occupa maggiormente dello sviluppo di rivelatori per la rivelazione di particelle elementari, in particolare rivelatori di particelle per la rivelazione con altissima precisione temporale di particelle cariche, per quelli che saranno i futuri acceleratori di particelle e per quello che sarà l'aggiornamento all'alta luminosità delle Large Hadron Collider. Quindi con questo io avrei presentato i nostri diciamo, relatori brevemente, mi scuso con loro per la rapidità, ma i loro curriculum sono molto molto ampli. E lascerei la parola al maestro Jacobelli che ci parlerà della costruzione del suo clavicembalo e
e naturalmente della storia del clavicembalo. Un attimo. Siamo. Un attimo solo. Ecco qui. Prego. Grazie Francesco, gentilissimo nella presentazione che mi riguarda. Allora, buon pomeriggio e un cordiale saluto agli studenti destinatari di questa conferenza e al pubblico interessato. Insieme al mio ringraziamento per l'ospitalità ai referenti del progetto Arte e Scienza Musica 2, i professori Francesco Cafagna, che avete appena sentito, e la professoressa Anna Colaleo. Un saluto ai correlatori, professor Luigi Morleo, al dottor Antonello Pellecchia e Caterina Aruta. Unitamente ai miei colleghi Domenico Molivini e Vincenzo Pannarale per la preziosa collaborazione offerta. Non potevo non cominciare senza un saluto e un ringraziamento. Allora, il titolo di questo seminario è volutamente allusivo perché risponde a una domanda che ipotetica, che praticamente nessuno si fa: perché voglio costruire cioè come devo costruire un clavicembalo e perché. In realtà, si tratta di un gioco di parole nel costruirlo. In realtà io faccio il lavoro contrario, cioè smonto idealmente il clavicembalo in tutti i suoi pezzi, nelle sue componenti, al fine di divulgare meglio questo strumento importantissimo. È una macchina del tempo perché ci riporta indietro di tanti secoli e quindi il mio lavoro è anche quello di essere divulgatore di temi musicali. Allora, tra le due frasi vediamo un pochino meglio perché, cioè come costruirlo vediamo più tardi, ma perché uno dovrebbe costruire, procurarsi, possedere, acquistare un clavicembalo? Perché, diciamo, il motivo sta nei dettami della filologia musicale, una materia non molto conosciuta, ma è importante questa disciplina, perché si interessa di definire la prassi esecutiva di tutte quelle convenzioni caratteristiche di ogni momento storico, che suggeriscono come un brano debba essere interpretato, ossia tempo, fraseggio, accentuazione, eccetera. Vale a dire, il clavicembalo, questo esemplare che vedete nell'immagine, è la copia di un Rukers, credo il costruttore Rukers, del 1640. Ora, dal 1640 ovviamente la storia della musica ha fatto tanti progressi, ma certamente non hanno inventato il registratore. Noi non sappiamo in realtà, per ipotesi, Bach come suonasse il clavicembalo, o Mozart o altri grandi musicisti, perché ci siamo potuti affidare solamente alla documentazione cartacea quando è andato bene. Dico quando è andato bene perché anche la carta musicale, cioè il segno grafico, non era come si può vedere oggi. Uno va dal negozio e compra uno spartito perfetto dal punto di vista della stampa. Non erano definiti ancora all'origine dei tempi bene le altezze, c'era la notazione pneumatica. Non erano definiti i ritmi con precisione, si andava con la tradizione orale soprattutto. Allora, a un certo momento,
il segno musicale, la scrittura musicale è parziale da una specie di stenografia che serve solamente per appuntare certi momenti e poi il musicista in qualche modo scrive e improvvisa e esegue al momento qualcosa che è sì dell'autore originario, ma anche con una grande partecipazione personale propria. Allora, uno dei, diciamo, degli elementi più importanti della filologia musicale del Settecento è quella della realizzazione del basso continuo. E vale a dire, allora, andiamo avanti. Troppo. Allora, no, ecco questo qua. Scusate, si deve rodare un attimo il computer. Questo qui è un esempio di basso continuo, basso cifrato. Come vedete in questa scrittura, la parte del rigo basso, cioè inferiore, è scritto con caratteri più densi, con un inchiostro più nero. Ebbene, quella era la parte che scriveva il compositore. L'altro rigo, quello superiore, dove ci sono quei gruppi di note, quegli accordi, non era scritta, ma la improvvisava, la suonava estemporaneamente il maestro al cembalo, così veniva chiamato il clavicembalista tra il 6 e il 700. Ma non andava, diciamo, arbitrariamente su alcuni accordi, ma doveva appoggiarsi a quei numeri che voi vedete sotto la linea del basso, 8, 6, 4, 6, 4, 3, non è un numero di telefono. Quindi praticamente succedeva che ma vedete il clavicembalo? Pardon? Si è bloccato? Su che vado io con le slide. Ok, vai prima, ritorna al passo continuo, per esempio. Ecco, sì, questo. Allora vi suonerò la parte del basso. Va bene. Ora le note realmente che poi mi suonavano erano queste invece. Quindi questa parte acuta è opera di chi suona e non di chi ha scritto la musica. Questa invece è del compositore. Ora, non soltanto nella musica barocca avviene questo fenomeno di improvvisazione e di collaborazione estemporanea con l'autore, ma per esempio anche nella musica jazz. I grandi solisti, pianisti, sassofonisti, eccetera, non trovano scritta la parte con tutti gli assoli, ma semplicemente il tema. Poi improvvisano su una scrittura diversa, gli accordi, le sigle di questa musica. Andiamo avanti. Ecco. Questa slide veramente avrei voluto metterla dopo, ma mi sta bene lo stesso così. Abbiamo detto che questo strumento è del 1640, questo esemplare, possiamo dire intorno al 700, più o meno è l'epoca d'oro del clavicembalo, e finisce in realtà proprio coincidente con la rivoluzione francese, quindi alla fine del 700. Poi
avrà un decadimento mentre comincia a venire fuori il pianoforte. E questo strumento, come avete descritto, è al contrario, non è un pianoforte, ma è un forte piano, perché deriva dal clavicembalo. E quando, verso proprio la fine del Settecento, un costruttore italiano, Bartolomeo Cristofori, applicò il sistema dei martelli, che attualmente ci sono anche nel pianoforte, quindi vedrete poi come è in realtà il clavicembalo, ma sappiate, questo viene sostituito dalla meccanica, viene sostituita quella dei martelletti, che consentono di ottenere le variazioni di intensità del suono, cioè il piano e il forte. Battendo più forte o più piano si ha la stessa relazione. Ora, da quando inizia questa avventura degli strumenti a martelli sino al pianoforte attuale, si trova in mezzo con il forte piano. E la filologia porta anche a dover utilizzare il fortepiano per eseguire e interpretare correttamente la musica del periodo del primo 800 fino all'850, eccetera. Dopodiché si cominciano a chiamare pianoforti, prendono sempre una fisionomia più simile alla nostra. Allora, andiamo avanti. Ecco, allora questa è la partitura del concerto brandeburghese numero 5 di Bach. Ora, la partitura non è lo spartito, la partitura è un quadro d'insieme di tutte le parti degli strumenti dell'orchestra, dell'organico in quel momento utilizzato. Quindi voi potete vedere in verticale i nomi degli strumenti e quindi a destra poi il rigo musicale di ognuno di questi strumenti. E andiamo a vedere una cosa particolare. In fondo l'ultimo strumento segnato è il clavicembalo concertato, il clavicembalo, che ovviamente ha due righi, uno per la mano destra e l'altro per la mano sinistra. Quello della sinistra è ovviamente il più basso. E quindi vedete che ha scritte tutte le note del basso, mentre il rigo immediatamente superiore, quello della mano destra, è invece vuoto. Non ci sono note, per almeno due righi non ci sono note. Queste note entreranno invece in fondo alla partitura, terzo grande rigo. E invece in questi primi due, oltre alle note del basso, troverete i numeri che stabiliscono la realizzazione dell'armonia, cioè degli accordi. Vediamo, Francesco, quella variazione che abbiamo fatto sulla partitura. Ecco, forse qui è più chiaro. Questa prima metà della partitura è quella relativa al clavicembalo che suona il basso continuo, ovvero improvvisa. E ecco, vedete, in rosso sta in evidenza la sezione dei numeri che servono per realizzare il basso continuo. Ora mi corre l'obbligo di spiegare che il quinto concerto brandeburghese è uno dei massimi capolavori della musica barocca. Ebbene, il clavicembalo deve farsi in quattro, ovvero in due, cioè deve lavorare sia come strumento di accompagnamento che come strumento solista. Il quinto brandeburghese è scritto nella forma del concerto grosso. Concerto grosso significa che nell'organico prettamente barocco c'è un piccolo gruppo di musicisti, di solisti, che si chiama concertino, formato normalmente da tre strumenti, e poi tutto il resto dell'orchestra che si chiama ripieno. E praticamente il concerto grosso funziona con l'esposizione di un tema
con tutta l'orchestra e tutti i solisti. Poi l'orchestra tace, i tre solisti entrano a concertare, cioè a dialogare tra di loro, e ogni tanto si ritorna il tema di tutta l'orchestra, quindi con il ripieno. Quindi nella prima parte il quinto brandeburghese, il clavicembalo suona una parte di basso, anzi io farei sentire prima la parte del basso continuo della registrazione. Ecco, questa è quella, ecco, ascoltate il basso continuo, il clavicembalo. Ok, adesso invece i tempi mi spingono ad accelerare. Adesso andiamo subito all'altra, a questa slide, che è invece la parte dove il clavicembalo non fa più l'accompagnamento, ma interviene nel dialogo. No, ecco, nel dialogo con gli altri due solisti. Allora, visto in qualche modo l'utilizzo del clavicembalo anche per musica non scritta per clavicembalo, cioè, che ne so, uno si compra il violino, studia il violino e quindi gli interessa la musica scritta per violino. Il clavicembalo no, perché siccome ha questo ruolo di accompagnamento obbligatorio anche con... Andiamo avanti, Francesco. Ecco, questa non c'entra, ma c'entra in qualche modo. Allora, vediamo che il clavicembalo è indispensabile anche quando non si vuole suonare musica per clavicembalo, perché il clavicembalo serve per sostenere e accompagnare gli altri strumenti. Ora, nell'ottica di una costruzione, di una possibilità di costruzione che mi stava venendo in mente, c'è da dire che la tecnologia utilizzata per costruire questi strumenti era quella del 600-700. Non c'era la corrente, non c'era l'elettronica, non c'erano gli strumenti importanti, automatici. Bisognava lavorare tutto a mano. Ora, siccome io ho avuto l'avventura di fare l'aeromodellismo e di farlo tuttora, quindi quell'aereo che vedete è un modello di 1,40 m di apertura alare, volante, con motore, eccetera. Ovviamente l'ho costruito io. E quindi ho una bottega, un laboratorio in cui costruisco queste cose. A un certo momento ho detto, bene, allora io forse ho maturato il know-how per poter costruire anche un clavicembalo, perché il clavicembalo è quasi tutto in legno, con qualche parte in metallo, ma insomma, a un certo momento ho pensato di buttarmi in questa, aiutami Francesco, in questa avventura. Ed ecco, invece, questa è per negazione, per assurdo, cioè il pianoforte, questo moderno pianoforte visto dall'alto, dovendo sopportare ovviamente una tensione gravissima, pesantissima di corde che tirano la coda verso la tastiera, dove un po' prima della tastiera ci sono le caviglie per accordare, quindi si crea una tensione fortissima, e per resistere, per reagire a questa tensione, hanno poi adottato il telaio in ghisa. Quindi in casa non si può costruire un pianoforte
questo in assoluto, perché ovviamente c'è la problematica della fusione del telaio. Per fare questi fianchi curvi che vedete intorno, il perimetro del pianoforte con quella forma, il legno è stato curvato con delle presse, prima a vapore, cioè con delle presse che sviluppano una potenza elevatissima. Quindi si tratta di un prodotto prettamente industriale e che viene lavorato industrialmente anche con maestranze anche artigianali, ma il tutto è sull'industria. Procediamo. Ed ecco invece, nel momento in cui avevo deciso di cominciare a costruire questo clavicembalo, mi sono interessato, ho trovato un libro, un ebook di Ernest Miller, un costruttore americano che ha voluto divulgare, togliere i segreti della costruzione. E questo è proprio il disegno in AutoCAD che è allegato al libro. A questo punto ho detto, bene, studiandolo esattamente, questo è lungo 2 metri circa, vediamo come funziona. Ok, allora, procediamo. E quindi ho detto, gridando, si può fare. Questo è il clavicembalo, per esempio, a Napoli, nella associazione Domus Ars, perché questo clavicembalo è stato chiesto a noleggio da diversi gruppi musicali che magari o si spostavano, non avevano quindi il proprio clavicembalo, insomma, varie situazioni, quindi ho avuto l'onore di offrirlo al Festival Duni di Matera, a questa associazione, al conservatorio ovviamente, al Circolo Unione, quindi a, diciamo, il suo attivo. Procedo. Ecco, e a questo punto passiamo alle fasi proprio della costruzione. Tastiera, si tratta di ottenere una tavola di un certo spessore su cui si disegnano le leve dei tasti e poi vengono ritagliate e fissate al centro, facciamo con il mouse, ecco, vedete, qua ci sono dei chiodini su cui il tasto si può muovere. Andiamo veloce. Poi su queste leve dei tasti si incollano le ricoperture dei tasti, che si fa con legno più nobile, in questo caso è il mogano per i tasti delle note normali, mentre per i diesis, i bemolli, cioè i cromatici, viene usato l'ebano, che è un legno nero. Poi sull'ebano dei tasti cromatici viene messo una moderna plastica, ma è, diciamo, l'avorio artificiale, che è sintetico, che quindi serve a coprire questi tasti, quindi quel bianco che vedete sui tasti neri. Procediamo. Per costruire il corpo dello strumento, che come avete visto prima dal disegno in pianta ha un lato curvo, si parte proprio dal lato curvo, in modo che qualsiasi curvatura poi alla fine si riesca a ottenere, si potrà ritagliare la forma esatta del fondo, del piano della cassa. Questa è uno stampo, è una macchina, cioè è un pezzo di legno curvo su cui si poggiano delle strisce di legno più sottile, 5 strati di pioppo da 3 mm, con interposta la colla, ovvero la resina. Poi con queste traverse che vedete qui con i bulloni, si stringe fino a che la colla non fa presa, e quando poi finalmente andiamo avanti ecco, rimane questo pezzo qui curvo, che rimane per sempre con quella curvatura, perché è come se io prendo un grosso volume, che ne so, le pagine gialle, pagine bianche, lo piego e lo tengo bloccato, non si può più ritornare al punto precedente. Ok? Allora,
A questo punto si passa a costruire realmente il pianale, il fondo dello strumento in listelli di pino, in questo punto longitudinali come vena e invece sotto la tastiera trasversali, in modo che le deformazioni si compensano dovute all'igroscopicità del legno e alle variazioni di temperatura. Procediamo. Qui si mette le cate e il fondo e insomma comincia a somigliare a un clavicembalo. Gli ho messo anche la tastiera che era costruita a parte prima. Andiamo avanti. Questo è il pezzo più importante del clavicembalo. Praticamente il sommier sarebbe è costituito da una grossa trave di quercia, ricoperto poi di abete per poter avere lo stesso colore della tavola armonica, su cui ci sono questi fori e poi vengono messe lì in quei fori le caviglie su cui si avvolgono le corde. Quindi anche qua deve sostenere la trazione delle corde. Procediamo. Ovviamente le corde anche qui fanno il loro lavoro di tensione, cioè la tensione è notevole e siccome sono agganciate qui lungo il lato curvo su questo gradino, il lato tende a cedere. Allora si costruiscono queste traverse di rinforzo che scaricano la forza che si applica qui verso il resto della cassa, quindi distribuisce la forza su tutto il clavicembalo. Andiamo avanti. Qui sempre quasi la stessa immagine, però con questi nuovi pezzi lunghi di legno con questi fori quadrati, ovvero rettangolari. Si chiamano registri e poi vedremo meglio come funzionano. Sono delle guide in cui scorrono i salterelli di cui parleremo più tardi. Procediamo. Qui c'è la tavola armonica con sopra questa pialla e un registro che vedete. Abete da 4 abete della Val di Fiemme da 4 mm che poi con la pialla viene ancora più sfinito verso sotto la zona delle corde sottili. La tavola armonica si muove musicalmente e fisicamente. Come meglio poi vi spiegherà la professoressa pardon, adesso ho avuto un attimo di sì, Caterina Aruta che spiegherà le vibrazioni delle pelli dei tamburi e delle piastre. Ok, andiamo avanti. Questo è sempre un registro mentre sta sotto i pesi per incollarsi dritta. Andiamo avanti. Questa è la rosa, il buco che sta sulla cassa del clavicembalo, decorata, perché oltre a vibrare, come detto prima, la tavola armonica, all'interno della cassa si creano delle frequenze di risonanza, cioè il suono urta contro una parete e torna indietro, ma da tutti i lati, quindi si va a sommare, si crea una risonanza diffusa che rispetta anche la volumetria del clavicembalo e quindi suona come una specie di strumento a fiato anche, cioè c'è la volumetria. A quel punto il suono fuoriesce dalla rosa. Ok. Questi sono i ponticelli che vengono piegati per avere la forma opportuna. Andiamo. Questi sono i salterelli, sono diciamo l'anima proprio della produzione del suono del clavicembalo. Sono degli accorgimenti, degli attrezzi che servono ad agganciare ad un piccolo plettro la corda e quindi a pizzicarla per poter produrre il suono. Come poi si può vedere anche in questa serie di illustrazioni, qui il salterello, ma ecco, vi basti vedere
le sequenze A, B, C, D, dove questo elemento si alza fino, ecco, nella C e al massimo dell'altezza, ha già suonato, questa è la corda vista in sezione, quindi qui è distante, qui la aggancia, qui pizzica e qua ritorna indietro. Nel ritornare indietro, qui c'è la cosa più importante, questa linguetta numero 10 si ruota di qualche grado e quindi il plettro indietreggia e può scendere senza bisogno, senza poterlo urtare. Andiamo avanti? Ecco, e adesso ho fatto una spiegazione in anteprima, in modo che ho potuto prendere l'intero clavicembalo, in modo che lo potete vedere. Buon pomeriggio. In questa parte della conferenza sul clavicembalo cercherò di spiegare, di illustrare la parte meccanica del funzionamento del clavicembalo. Perché si ottiene un suono? Perché uno preme ovviamente la tastiera, però vediamo che l'energia io la metto su questo tasto, uno a scelta, che è articolato al centro, ed essendo una leva di primo genere, se io faccio scendere questa parte, si alza la parte opposta, facendo sollevare anche il salterello, che è questo piccolo pezzo di legno, che è formato da una linguetta, un pezzo di legno che si può muovere, ma che ha una molla per ritornare alla posizione di partenza, che ha qui di traverso vedete, una cosina bianca. Questo è un plettro, oggi di Derlin, di plastica, chiamiamolo così. Un tempo invece erano penne di uccelli, che ha il compito di agganciare la corda solamente quando sale, producendo il suono. Quando invece scende, non fa suonare la corda, perché appunto questa linguetta è mobile, quindi si allontana, fa allontanare il plettro dalla corda. In più, avendo questa bandierina rossa in feltro, quando ritorna giù, tocca la corda e la spegne. Infatti si chiama smorzatore. Ma se io il suono lo tengo per molto tempo, suonerà. Poi appena lascio, quindi abbiamo visto come il moto viene trasmesso al salterello e quindi alla corda, che inizia la sua vibrazione, vibrazione che viene trasmessa grazie al ponticello su cui è appunto appoggiata la corda, è tesa la corda, alla tavola armonica, che è questa superficie in legno di abete, spesso solamente 4 mm, come si può vedere forse dal profilo del foro della rosa, perché deve essere un legno elastico, leggero, facilmente, che si può mettere in vibrazione anche con una piccola forza, che potrebbe essere la vibrazione della corda, e può spostare molta aria grazie alla sua superficie. Invece la corda da sola, sì, vibra lo stesso, però non è capace di muovere molta aria, perché ha una volumetria bassa. Invece la tavola armonica, sì, in più dentro si creano delle risonanze, delle onde di riflessione di risonanza che possono uscire dal foro della rosa. Ma questo clavicembalo, come tutti quelli più o meno di questo periodo, quelli più rinomati, avevano due ordini di corde. Il primo è quello che va nella lunghezza massima e alle corde appoggiate a questo ponticello più lungo. Il secondo invece sono corde su un piano inferiore, infatti convivono con queste grazie alla differente altezza, e poggiano su un ponticello più basso, in questo caso anche più corto, dove le corde, anziché partire come
diciamo dire, da questo punto, dall'estremità della cassa, le corde dell'altro registro partono da metà del clavicembalo, dalla lunghezza libera, vedete, sono imperniate qui, agganciate qui e scorrono. Ovviamente anche qui il sistema delle caviglie diverso, sono due. Queste caviglie servono per accordare le corde di questo registro e del quello grande, e invece queste altre caviglie regolano la lunghezza e la tensione delle corde del registro acuto, quello da 4, che adesso vi faccio ascoltare, e che praticamente è questo. Un piccolo passo indietro, una cosa importante, forse è meglio appunto far vedere, è che il registro è questa tavola in legno, questa sicella in legno con i fori. Ebbene, questi fori si possono spostare a destra o a sinistra e possono quindi avvicinare o allontanare i salterelli dalle corde, quindi impedendone in questo caso il pizzico della corda o consentendolo, così niente. E quindi un attimo che sono numerati, 35, 36 e 37. L'altro registro invece, questa fila di salterelli che vengono comandati dallo stesso tasto, perciò sono in verticale vicini, sono relativi alla cordiera, quella più corta, viene messa in funzione con questo sistema a tirante, ma la corda si sposta e quindi praticamente, vedete, ha un suono più sottile. Invece l'altro, le stesse note sarebbero. Il bello dello strumento è che ovviamente, oltre a suonare, uno può suonare con entrambi i registri e quindi tenere un suono forte. Ma l'altro effetto, effetti speciali, ha questo liuto tirato. Si chiama così liuto perché imita il suono dell'antica chitarra e liuto. Si tratta di questi piccoli feltrini in pelle di daino che si trovano su questa assicella che a sua volta si può muovere di pochi millimetri, e quando è tirata verso la corda, tocca le corde e crea un suono più stoppato. E quindi potrebbe sembrare. Cosa che invece senza verrebbe così. Ecco, sì, possiamo procedere. Ok. Questa decorazione sontuosa che si vede in realtà è un'invenzione di Andreas Ruckers, il progettista e costruttore di questo clavicembalo che vi ho detto del 1640, clavicembalo fiammingo, quindi loro abitavano ad Anversa e nei Paesi Bassi, e quindi per contrastare la concorrenza dei grandi costruttori italiani e francesi che non scherzavano affatto nel campo dell'arte, della decorazione, della pittura, stucchi, eccetera, dorature e compagnia, ma costavano moltissimo gli strumenti. Peraltro erano destinati alla elite, i nobili, eccetera. Quindi, invece, Ruckers preparò queste carte stampate a mano, quindi con dei timbri, diciamo, e quindi una volta fatte queste stampe, anche gli operai normali, gli artigiani, riuscivano, cioè mettevano la colla e abbellivano gli strumenti. Vedete anche qui nell'interno del bordo, cioè, viene messa questa carta. Ok, andiamo avanti. Questi ultimi accessori per completare, abbiamo il leggio per poter leggere,
procediamo. Il piedistallo per appoggiare il clavicembalo ad altezza giusta, smontabile ovviamente per l'automobile, e la panchetta, ecco, vedete anche qui un pezzettino di carta in fase di incollaggio per poter suonare seduti. Allora, credo che, ecco, abbiamo finito, lavoro finito, ed eccolo qui in tutta la sua bellezza. E il collaudo, come collaudo vi faccio ascoltare un pezzo di François Couperin, che era il musicista del Re Sole, il capo dell'orchestra di Versailles. Prego. Ok, allora grazie a tutti per la vostra attenzione e la mia relazione finisce qui. Grazie, a presto. Grazie mille, grazie. Ringraziamo il professor Iacobelli. Io faccio un applauso per tutti quanti voi, perché purtroppo questa condizione online non ci permette di farlo dal vivo. Veramente estremamente interessante. È un bellissimo pezzo di artigianato. È un intervento veramente interessante. Grazie ancora. Adesso cerchiamo di fare una seduta di qualche minuto di domande. Non so se ci sono delle domande che voi volete fare, come vi dicevo, se potete usare la chat di Zoom per fare delle domande, oppure usare il simbolo della manina per segnalarmi che volete parlare. Cercheremo di fare un po' di domande al maestro Iacobelli. Ci chiedono quanto tempo hai impiegato per costruire il clavicembalo. Teresa Menduni. Quasi 4 anni, se voglio considerare il giorno in cui ho comperato il libro, a quello invece quando l'ho collaudato. Però in realtà meno di un anno servirebbe per costruirlo come dilettante, come uno che fa un altro lavoro e poi la sera, il pomeriggio si dedica a fare questa costruzione. In realtà i veri cembalari, così si chiamano coloro i quali fanno per professione la costruzione di questi strumenti, uno strumento così lo riescono a produrre in 6 mesi, non ci sono problemi, ecco. Potrebbe essere interessante come progetto scolastico. Claudio Campanile chiede: perché si utilizza il legno per fare i tasti e non l'avorio come nei pianoforti? Semplice scelta di stile? No, lascio la lei.
Anche i tasti del pianoforte sono in legno. Basterebbe togliere il coperchio, smontarli e si vede che sono esattamente in legno. Sono di abete anche loro, però sopra sono rivestiti ormai in plastica, perché l'avorio, per produrre l'avorio bisogna ammazzare gli elefanti, quindi nessuno di noi vogliamo bene agli elefanti, quindi viva la plastica a un certo momento. Quindi sono legno e plastica. Altre domande? Continuano ad arrivare complimenti comunque, professor Iacobelli. Sono tutti colpiti dal fascino della costruzione e dell'oggetto. Mi chiedono quanto ha contato la conoscenza delle onde stazionarie nella costruzione. Dunque, a questo punto io non ho, cioè non sono il progettista del clavicembalo e non devono esserci progettisti di strumenti antichi, ma devono esserci dei ricercatori storici. Quindi io ho semplicemente, per esempio, sono andato a Milano, ma mi trovavo per altri motivi, ma mi sono regalato una giornata al Castello Sforzesco, dove all'interno c'è una bellissima mostra una collezione di strumenti antichi, e ho fatto un'infinità di fotografie, ma ho letto, studiato, parlato con altri cembalari, eccetera, e quindi quelle che erano ho dei libri particolari proprio su Rookers. Quindi ci sono delle tabelle dove il diametro della sezione, parliamo del filo, delle corde, e quindi le lunghezze erano già catalogate, per cui io mi sono attenuto alla fedeltà di riproduzione dello strumento, non già all'invenzione delle corde. Ecco, quindi non so rispondere a questa domanda in conclusione. Un'ultima domanda ci fanno, Andrea Russo ci chiede perché l'utilizzo della pelle di daino e non di un altro tipo di pelle sintetica? Allora, si riferisce ovviamente allo smorzatore, cioè perché probabilmente è una pelle molto morbida. Sembra facile fare quello. In una prima edizione, cioè appena costruito, feci questi smorzatori in feltro, e in realtà sì, se ne venivano, l'incollaggio non durava e soprattutto era difficilissimo registrare la distanza delle corde. Cioè, quando io suono con normale o con il liuto, così si chiama questo smorzatore, perché somiglia al liuto normale. Allora, quindi basta che la distanza tra questo smorzatore, questa pastiglia di pelle di daino, si sposti di pochi millimetri, perché ha ovviamente la sua tensione, la molla che li tira verso sinistra, che praticamente si può avere l'effetto, l'incidentale, che uno tocca la corda di più, uno di meno, quindi il suono verrebbe sfalsato e disomogeneo. Benissimo, grazie ancora. Magari passiamo alla fine degli altri interventi, passiamo a fare altre domande. E, ringrazio ancora il professor Iacobelli e passerei adesso all'intervento del dottor Pellecchia che ci... Eccolo Ciao a qui. tutti, buon pomeriggio. Ciao, che ci darà un pochino di dettaglio su quella che è la fisica del movimento delle corde. Datemi un attimo per organizzarmi.
Benissimo, allora possiamo cominciare. Dunque, buon pomeriggio, ringrazio il dottor Cafagna per avermi presentato e ringrazio la lezione del maestro Iacobelli da cui partiamo adesso per cercare di spiegare un po' dal punto di vista fisico in che modo quello che lui ci ha spiegato può essere collegato ai principi fisici che tutti conosciamo. Allora, il maestro Iacobelli ci ha spiegato il funzionamento del clavicembalo, ci ha spiegato la meccanica, il modo in cui è costruito. Adesso io vorrei partire da una domanda. Quello che possiamo ancora spiegare è il modo in cui la meccanica del clavicembalo è collegata con i suoni che noi percepiamo. Quindi perché il clavicembalo suona proprio così, conoscendo il modo in cui è stato costruito? Ci stiamo insomma ponendo un problema di timbro. Allora, dal punto di vista fisico, il timbro è una grandezza che non è immediatamente collegabile a una caratteristica, una qualità tipica della musica. Sappiamo che in musica ci sono varie grandezze collegabili o riconducibili a grandezze fisiche. Per esempio, tutte le note hanno una durata, lo sappiamo, e questa durata corrisponde semplicemente alla grandezza fisica del tempo, che tutti possiamo misurare. L'altezza di una nota, quindi il punto in cui la suoniamo, ad esempio il tasto che suoniamo sul clavicembalo, è direttamente collegato alla frequenza a cui l'onda che arriva al nostro orecchio oscilla. L'intensità, per esempio, l'intensità ci viene indicata dalle indicazioni cromatiche dell'indicazione dinamica sullo spartito musicale, ma l'intensità, la stessa parola intensità, in realtà corrisponde a un concetto fisico misurabile, l'energia associata a un'onda sonora. Invece per il timbro sembra che non ci sia una corrispondenza così diretta come con una grandezza fisica elementare. Allora ci chiediamo, il timbro del clavicembalo è possibile quantificarlo in qualche modo? È possibile farlo discendere da principi fisici? Oppure è qualcosa di completamente soggettivo? Sicuramente c'è una soggettività nel riconoscimento del timbro di uno strumento. Noi possiamo ascoltare lo stesso pezzo suonato da un pianoforte, su un pianoforte. È suonato poi su un clavicembalo. E intuitivamente riusciamo a distinguerli. Allora, in che modo possiamo quantificare questa differenza intuitiva che percepiamo? Io direi di partire da quello che è di più semplice che conosciamo. Costruiamo una nota musicale sulla base dei principi fisici più semplici. Una nota musicale, nel senso più semplice possibile, è formata soltanto da un'intensità, una durata e una frequenza. E ascoltiamo questa nota. Allora, questa nota è una semplice nota sinusoidale, l'onda sonora che raggiunge il nostro orecchio vibra a 440 Hz ed è sì, quindi un La. E questa è una nota senza timbro, un suono totalmente piatto, non possiamo attribuirgli nessun timbro. Come possiamo sperare di ottenere un suono del genere da uno strumento musicale reale? Quindi un sistema fisico vero, uno strumento musicale, può produrre un suono del genere? Beh, come potremmo fare se volessimo produrre un suono di questo tipo? Allora, se abbiamo a che fare con il clavicembalo, quello che possiamo pensare è di prendere una corda fissata all'estremità e di pizzicarla. Cosa succede quando una corda viene pizzicata? Beh, c'è stata anche una domanda precedente a proposito di questo, quindi lo sapete già, quando una corda viene pizzicata sviluppa quella che si chiama un'onda stazionaria, cioè le sue estremità rimangono fisse e la corda si deforma nel resto dei suoi punti in modo come questo qui. Immaginate che questa corda si muove in alto e in basso a 440 Hz, cioè fa 440 volte su e giù ogni secondo. Allora, l'onda sonora che arriva al nostro orecchio è una cosa di questo tipo, sarebbe un'onda sinusoidale, così, quindi la cosa più semplice possibile, e la vibrazione, la frequenza di questa onda sinusoidale sarebbe uguale alla frequenza con cui la corda sta vibrando, quindi sempre 440 Hz. Ok. Un secondo. Allora, con quali frequenze però vibra questa corda quando viene pizzicata? Beh, uno potrebbe pensare che la frequenza di oscillazione di una corda possa essere una qualsiasi. In realtà non è così, questa è l'unica formula che dovremmo usare in questo caso, poi non ce ne saranno di più. Allora, che cosa ci serve sapere? Ci serve sapere che la frequenza a cui vibra una corda che viene pizzicata dipende soltanto dalla lunghezza della corda e
ed è la velocità con cui si propaga l'onda meccanica, cioè la vibrazione della corda, nel materiale della corda stessa. Questo dipende dalle caratteristiche fisiche della corda, quindi il materiale, diametro, caratteristiche di questo tipo. Insomma, la frequenza può essere un multiplo di questo numero che vedete qui. Quindi può assumere un valore minimo, quando qui questo numero n è uguale a 1, oppure un multiplo di questo numero, quindi n uguale a 2, 3, 4 e così via. E una corda può vibrare soltanto alla frequenza fondamentale, quindi quella che chiamiamo quando n uguale 1, oppure le frequenze successive. Quella che noi chiamiamo frequenza fondamentale, in musica che viene chiamata anche prima armonica, e poi ci sono le armoniche successive, quindi la seconda armonica, la terza armonica e così via. Se la frequenza fondamentale è il La a 440 Hz, le frequenze successive, le armoniche successive, sono a frequenze multiple, quindi 880 Hz per la seconda armonica, 1320 per la terza e così via. Insomma, la corda vibrerà a frequenza sempre maggiore e il suono che noi percepiremo sarà sempre più alto, quindi a frequenza sempre più alta. Vedete che queste armoniche successive sono leggermente diverse fra loro. Se vedete per esempio le frecce rosse, queste frecce rappresentano quelli che si chiamano nodi, cioè i punti in cui la corda non vibra, ma rimane ferma per tutto il tempo. I punti intorno ai nodi vibrano, ma i nodi stessi la corda non si muove mai. E in queste righe blu verticali vediamo invece gli antinodi, cioè i punti in cui la corda vibra con l'ampiezza massima possibile. Allora, abbiamo detto che la corda può vibrare in tutti questi modi, ma quando noi effettivamente la pizzichiamo, quale di questi modi la corda sceglie per vibrare? Allora, la risposta è che la corda può vibrare contemporaneamente in tutti i modi possibili. Non è una cosa difficile da comprendere, basta che noi guardiamo un disegno. Il movimento di una corda è la somma del movimento che la corda farebbe se vibrasse secondo la prima armonica, il movimento della corda secondo la seconda armonica e così via. E quindi quello che vedete qui in basso, il movimento complessivo della corda, che può essere molto complicato, in realtà è semplicemente la somma di tutti questi muti semplici sinusoidali. Ovviamente ognuno di questi modi contribuisce con un'intensità sempre minore al muto totale della corda. Se tutti i modi fossero sommati con intensità uguale, allora la corda vibrerebbe con un'intensità altissima e praticamente esploderebbe. Quindi man mano che aumenta il grado dell'armonica, questo numero n che vedete qui nei disegni, decresce l'ampiezza, l'intensità con cui l'armonica contribuisce al muto totale. Quindi, in quale frazione ogni armonica contribuisce al moto della corda? Questo dipende dalla meccanica dello strumento e dal modo in cui la corda viene messa in movimento. Quindi, ad esempio, il maestro Jacobelli ci ha fatto vedere che le corde nel clavicembalo vengono pizzicate da un plettro. Questo plettro non pizzica la corda al centro perfetto, al suo centro esatto, però dal punto di vista matematico è semplicemente più semplice fare il caso della corda pizzicata al centro e in realtà non cambia assolutamente nulla nel risultato fisico finale. Se ne abbiamo una corda e la pizzichiamo al centro con un plettro, allora prima che il plettro rilasci la corda, esattamente un millesimo di secondo prima, la corda avrà assunto questa forma triangolare, si sarà deformata formando un triangolo. E questo triangolo, come abbiamo detto prima, è una forma che si può scomporre come somma di tutte le armoniche fondamentali, di tutte le armoniche, l'armonica fondamentale e le armoniche successive a cui la corda può vibrare. Allora, quali di queste armoniche contribuiscono al movimento della corda quando viene pizzicata? Beh, la prima armonica può contribuire al movimento della corda pizzicata perché, vedete, la prima armonica ha un antinodo al centro, il che significa che vibra di intensità massima nel suo punto centrale. Invece, se guardate la seconda armonica, quindi il disegno con n uguale 2, la seconda armonica al centro della corda ha un nodo, cioè guardate il centro della corda, lì la corda non sta vibrando. Ovviamente, siccome la corda pizzicata avrà la sua deformazione massima proprio al centro, vuol dire che la seconda armonica non contribuisce al moto della corda pizzicata, altrimenti la corda pizzicata avrebbe un nodo al centro. Poi andiamo avanti. La terza armonica, così come la prima, ha un antinodo al centro, quindi ha la sua vibrazione massima, quindi la terza armonica contribuisce al moto di questa corda. E potremmo fare lo stesso ragionamento. Insomma, cosa si succede?
quando una corda viene pizzicata, il suo moto è dovuto solo alla somma delle armoniche dispari, non alla somma delle armoniche pari. Si dice che le armoniche pari sono soppresse. Questo succede specificamente nel clavicembalo, in altri strumenti in cui la corda viene pizzicata. Non succede in strumenti in cui, per esempio, la corda viene percossa da un martello, come nel pianoforte. Allora, la corda, abbiamo detto, viene pizzicata e quindi il suo moto è dovuto alla somma di tutte le armoniche. Quindi cosa succede appena la corda viene lasciata? Quindi il plettro si stacca dalla corda. Cosa fa? Allora, il movimento della corda dopo che il plettro l'ha lasciata è, ancora una volta, la somma dei movimenti dovuti a tutte le armoniche che la costituiscono. Quindi ogni armonica fa quello che è l'unica cosa che sa fare, cioè oscilla. La prima, la seconda, la terza, scusatemi, la prima, la terza, la quinta, solo le quelle dispari, così via. E se li sommiamo tutte, diciamo fino all'infinito, a tutti gli ordini, otteniamo il movimento complessivo della corda pizzicata, che è questa specie di movimento in cui la corda inizialmente è triangolare, poi si abbassa assumendo una forma rettangolare, poi torna alla forma triangolare però dal lato opposto e così via. Allora, come possiamo determinare il suono emesso da una corda che viene pizzicata in questo modo? Possiamo costruire quello che si chiama lo spettro del segnale acustico, lo spettro che è del suono che sentiamo. Possiamo fare un grafico. Allora, in questo grafico noi abbiamo in orizzontale le frequenze a cui la corda può vibrare. Quindi abbiamo la frequenza 440 Hz, la fondamentale, e poi abbiamo la frequenza con armonica, la terza armonica, quindi 1320 Hz, poi abbiamo la quinta armonica, la settima e così via, tutte le frequenze dispari. E vedete, in verticale invece c'è l'intensità di ogni armonica, quindi l'armonica fondamentale è sempre quella che si sente di più, e poi ci sono le armoniche successive con intensità sempre decrescente, come abbiamo detto prima, fino a sparire. Le armoniche di ordine elevatissimo sono praticamente impercettibili. Ok, quindi abbiamo costruito uno spettro. Quello che abbiamo costruito è semplicemente un grafico in cui vengono mostrate tutte le armoniche successive che costituiscono il suono. E abbiamo appena detto che se noi sommiamo tutte queste armoniche successive, cosa otteniamo? Otteniamo un altro grafico che corrisponde al suono che percepiamo. Se noi avessimo, sintetizziamo un suono, se segue questo grafico qui a destra, avremmo il suono dovuto alla somma di tutte queste armoniche. Ora ci chiediamo, possiamo fare anche il contrario? Cioè possiamo partire dal suono e ricostruire lo spettro di questo segnale? Allora, la domanda non è semplicissima, non è una domanda a cui è semplice rispondere, ma la risposta è sì. Questi due passaggi sono in realtà la stessa operazione matematica e sono l'una all'inversa dell'altra. Si chiamano trasformata di Fourier e antitrasformata di Fourier. A noi non interessa sapere come funzionano in dettaglio, ma il punto è che sono due operazioni strettamente collegate, molto simili, e non solo, ma sono anche molto universali, cioè sono un tipo di operazioni con cui i fisici e i matematici hanno a che fare ogni giorno, perché si trovano in qualunque ambito della scienza matematica. Allora, una volta che siamo arrivati a questa nostra costruzione, ci chiediamo, tutto quello che abbiamo detto permette di spiegare il segreto del timbro, cioè il timbro del clavicembalo è dovuto al fatto che le corde vibrano non solo secondo l'armonica fondamentale, ma anche secondo tutte le armoniche successive. La risposta è in parte, adesso lo vediamo. Se noi prendiamo il suono di un clavicembalo, vero? E poi prendiamo invece il suono, quello sinusoidale senza timbro, vi ricordate che avevamo ascoltato all'inizio? Questo suono completamente piatto. Confrontiamolo adesso con il suono che abbiamo ottenuto sommando la frequenza fondamentale, quindi il suono piatto, con tutte le armoniche successive. Vedete, il suono che abbiamo, diciamo, sintetizzato è molto simile ancora al suono sinusoidale piatto senza timbro ed è ancora diverso dal suono del clavicembalo. Quindi come spieghiamo questa differenza? Cos'è che manca ancora per spiegare a cosa è dovuto il timbro del clavicembalo? Allora adesso abbiamo uno strumento molto utile, quello che abbiamo chiamato l'analisi di Fourier o analisi in frequenza. Possiamo prendere semplicemente un suono naturale e possiamo farne lo spettro. Allora, il suono naturale che abbiamo sentito prima del clavicembalo è questo con lo spettro qui in alto, mentre il nostro suono finto, artificiale, è quello con lo spettro verde in basso. Vedete che differenza c'è? Lo spettro verde, come abbiamo detto, è soltanto formato dalle armoniche dispari, invece il suono naturale del clavicembalo è formato anche dalle armoniche che non sono multiple dell'armonica fondamentale.
Quindi questa regola che abbiamo detto prima in realtà non è sempre rispettata dagli strumenti reali ed è proprio questo realismo, questa forma di inarmonicità, si chiama proprio così, che determina in parte il timbro dello strumento. E sull'armonicità di alcuni strumenti e sul modo in cui, sul motivo per cui di alcuni percepiamo un'altezza definita, un suono d'altezza definita e su altri no, vi spiegherà più avanti Caterina nella sua presentazione. Tutto qui, c'è ancora un ultimo passaggio che possiamo fare. Abbiamo visto che cos'è uno spettro. Adesso lo complichiamo leggerissimamente e vediamo che cos'è uno spettrogramma. Uno spettrogramma è come uno spettro, ma aggiunge una dimensione in più, il tempo. Quindi guardate, in verticale noi in questi disegni abbiamo ancora le frequenze. In orizzontale abbiamo il tempo, cioè stiamo vedendo come cambia nel tempo lo spettro di un suono. Qui a sinistra, questa nota sintetizzata che abbiamo creato, è ancora la nota con lo spettro che è costituito soltanto dalle armoniche dispari. E vedete che se voi andate avanti nel tempo, lo spettrogramma è formato da queste linee orizzontali. Cosa significano? Linee orizzontali vuol dire che lo spettro, le bande rosse, cioè i picchi, sono sempre uguali nel tempo. Man mano che andiamo avanti nell'esecuzione della nota, le frequenze di picco rimangono sempre quelle. Invece guardiamo il suono vero del clavicembalo, guardiamo il suo spettrogramma, è molto più complicato. Vedete che le bande rosse nel tempo si estinguono, cioè lo spettrogramma diventa verde, significa che quelle armoniche dopo un po' non ci sono più. E man mano che la frequenza del suono aumenta, l'armonica si spegne sempre più velocemente. Quindi le armoniche superiori in un suono vero, le armoniche superiori decadono più velocemente delle armoniche di frequenza più bassa, più vicine alla fondamentale. Come possiamo verificare queste ipotesi che abbiamo appena fatto? Beh, allora prendiamo il suono vero del clavicembalo e maltrattiamolo un po', cioè estendiamo nel tempo le frequenze più alte, le armoniche successive, in modo da farle durare per tutta la durata di esecuzione della nota. Quindi abbiamo adesso ottenuto uno spettro formato da righe orizzontali completamente piatto e poi da questo qui ricostruiamo il nostro suono originale. Il suono, insomma, che viene facendo quella che abbiamo chiamato antitrasformata, ma termine complicato per dire che semplicemente stiamo prendendo tutte le armoniche e le stiamo sommando insieme. E che suono viene fuori? Vedete, è un suono completamente piatto. Noi abbiamo preso quindi il vero suono del clavicembalo, abbiamo esteso le armoniche nel tempo. Abbiamo ottenuto un suono che non ha più timbro. Quindi il timbro è un fenomeno che è legato strettamente alla durata delle armoniche successive durante l'esecuzione della nota. Va bene, quindi cosa abbiamo capito? Abbiamo imparato che il timbro non è una grandezza musicale semplicemente riconducibile a una singola grandezza fisica, come sono intensità, frequenza o durata di una nota. Ma abbiamo detto qualcosa di più, abbiamo detto che il timbro viene fuori quando prendiamo le diverse caratteristiche fisiche associabili a una nota musicale, come altezza, intensità e durata, e le mettiamo insieme, le combiniamo in un certo modo. Il timbro viene fuori quando si combinano armoniche di diversa altezza, ognuna con un'intensità propria, e con una durata che decade nel tempo in modo diverso. E questa cosa che abbiamo visto ci ha permesso anche di apprendere uno strumento importantissimo e sempre presente in ogni branca delle scienze, la trasformazione in frequenza. E con questo ho concluso, vi ringrazio per avermi ascoltato. Eccoci qua. Grazie, grazie mille. Ringrazio il dottor Pellecchia per l'intervento. C'è spazio per un paio di domande? Benissimo. Allora magari diciamo teniamo un po' di domande per dopo, per quando diciamo finiranno tutti quanti gli interventi, e passerei all'intervento successivo al professor Morleo. Sì, buon pomeriggio a tutti. Spero Eccoci qua. di non Prego. aver problemi di connessione, perché nel frattempo
è successo un po' ho avuto un po' di problemi, quindi adesso sono uscito e rientrato nelle videoconferenze. Speriamo per bene. Per il momento, diciamo, sentiamo benissimo. Prego. Ok, va bene. E allora procedo subito alla condivisione dello schermo. Bene, allora io farò un percorso storico e geografico degli strumenti a percussione, quando sono stati scoperti e dove, e un piccolo anche passaggio verso l'evoluzione tecnologica degli strumenti a percussione. Le percussioni nascono praticamente da un movimento, dal gesto percussivo. Chiaramente il gesto è un movimento del proprio corpo e all'interno del movimento poi c'è anche una fase di comunicazione sonora. E quindi attraverso la percussione del proprio corpo avvenivano i primi eventi percussivi. Il movimento del proprio corpo poi veniva anche, poi vediamo successivamente, costruito con degli strumenti accessori che andavano a sintetizzare ad avere una percussione e un contrappunto ritmico un po' più evoluto, un po' più sonoro. Quindi abbiamo detto prima c'è la body instrument e quindi il movimento del gesto percussivo, dopodiché abbiamo gli strumenti veri e propri con i quali il percussionista poi ha nell'evoluzione della musica ha poi utilizzato e vedremo poi quale evoluzione ha avuto. Abbiamo tre fasi, la fase appunto dei sonagli e della buca battuta, quindi i sonagli sono una sorta di abbellimenti del proprio corpo e attraverso il movimento appunto vengono mossi e quindi si crea una sonorità più percettibile rispetto al solo movimento del corpo. Poi abbiamo i tamburi a fessure, il legno battuto e il tamburo vero e proprio, quindi la realizzazione di una pelle tirata su un fusto vuoto. E poi una terza fase dove abbiamo lo xilofono e la bacchetta di tamburo, quindi un mezzo, quindi la bacchetta, la mallet cosiddetta, un mezzo con il quale poi viene percosso il materiale appunto percussivo. Come abbiamo detto, il gesto percussivo nasce per accompagnare canti e movimenti di danza, quindi il percussionista ora ha diciamo una valenza musicale, ma da sempre ha avuto una fondamentale predisposizione per eventi ludici, per eventi di danza all'interno della vita quotidiana delle tribù antiche. E nella body instrument, come abbiamo detto, c'erano questi utensili o comunque questi strumenti grazie ai quali avevano la possibilità di ascoltare meglio il movimento del corpo e non solo diciamo degli arti inferiori ma anche gli arti diciamo più superiori e anche all'interno della vita, in giro alla vite e al collo. Quindi tutto il movimento del corpo era praticamente serviva appunto a dare movimento e suono e percussione e ritmo.
Uno dei primi strumenti sono appunto i tubi in bambù vuoti, grazie ai quali poi percuotendo il terreno avevano la possibilità di ascoltare il suono dei primi strumenti. Dopodiché possiamo vedere i membranofoni e gli idiofoni, sono i due rami degli strumenti a percussione. Quindi abbiamo i membranofoni, sono praticamente dei fusti vuoti, come abbiamo detto, con delle membrane tirate, mentre gli idiofoni sono degli strumenti il cui suono viene prodotto grazie alla vibrazione del corpo stesso. Quindi questi due rami vengono poi sempre più in evoluzione, e vediamo, li vedremo poi di volta in volta, sia con delle foto che con dei video. Il tamburo è lo strumento principale, tamburo cosiddetto strumento diciamo in cui con il quale tutte le tribù, tutte le culture si sono evolute e hanno dato a questo strumento tante facoltà sonore, ritmiche, e soprattutto le culture si sono evolute con questo strumento. Vedremo anche musicalmente nello specifico. Uno dei primi strumenti appunto è questo. E questo Pauhai degli Hawaii nell'America centrale, come vediamo abbiamo già la pelle con i tiranti in corda e il fusto chiaramente ornato, ma comunque tutto vuoto, grazie al quale insomma è possibile far produrre il suono. Dopodiché abbiamo il Tonggu, trovato in Cina, qui in questo caso la pelle è bloccata con dei chiodi, mentre il fusto è sempre svuotato e ha, in questo caso ha una doppia pelle, sia superiore che inferiore. E poi abbiamo il Bugarab della Gambia Africa, una pelle praticamente tirata con dei pioli in legno, quindi abbiamo ancora una pelle molto statica. Dopodiché abbiamo il From del Ghana Africa, e qui abbiamo un'ulteriore evoluzione, in quanto intorno alla bocca del fusto abbiamo un cerchio con il quale viene tirato in maniera uniforme la pelle, sempre con dei tiranti in corda e dei pioli. Qui lo vediamo ancora meglio, l'evoluzione, vediamo i cerchi sia da un lato che dall'altra, grazie ai quali viene tirata in maniera uniforme la pelle, e quindi abbiamo un suono sempre più preciso. Questa è una tambora della Repubblica Dominicana dell'America Centrale. Poi abbiamo le tabla, trovate in India, utilizzate ancora oggi. Qui abbiamo sempre il cerchio grazie al quale tira in maniera uniforme la pelle. Abbiamo questi cilindri, spingendoli in giù, battendoli con un martelletto in giù, le corde tirano e quindi abbiamo un'intonazione che sale, portandoli su abbiamo un'intonazione che scende. Quindi questi sono degli strumenti con un suono ben definito, con una intonazione ben definita. E, solitamente ognuno di questi viene intonato per un canto differente o per una voce differente. Chiaramente sono tutti strumenti che accompagnano le voci e quindi hanno bisogno di essere intonati molto bene, e grazie a tutti questi cilindretti è possibile intonarli in maniera perfetta. Un'altra evoluzione è questo ornamento intorno ai due cerchi delle due pelli, quindi mentre si percuote abbiamo la possibilità di ascoltare anche dei campanellini per avere un suono ancora più ricco. E questo è un tamburo Iyalu della Nigeria dell'Africa. Infatti anche noi in Italia abbiamo la tamborra, sempre una pelle sul fusto con dei sonagli, quindi ha lo stesso principio, utilizzando appunto la pelle e sentendo anche dei cimbali risuonare.
Questo è il classico tamburo delle parate militari, questo è il primo prototipo tutto in legno con due cerchi e, la pelle, e le due pelli tirate con la corda. Questo è stato trovato in Spagna e poi abbiamo il classico tamburo rullante che tutti oggi noi conosciamo. E chiaramente il materiale è tutto in ferro, i tiranti in ferro, e quindi c'è un tiraggio della pelle uniforme e ben precisa. Questo è invece è uno dei primi, diciamo, prototipi del setup percussionistico. Chiaramente questa è la drum set, è la classica batteria americana. L'abbiamo trovata appunto negli Stati Uniti perché gli Stati Uniti sono stati i primi a formulare un setup di percussioni per accompagnare la musica jazz. Sappiamo tutti che la musica jazz è nata negli Stati Uniti e quindi loro hanno avuto i primi prototipi di uno strumento che tutti oggi conosciamo, che è la batteria. Quindi è un insieme di tamburi con dei piatti, solitamente ci sono anche altri accessori, campanaccio, bongos, e quindi tanti altri strumenti che accompagnano appunto questo tipo di strumento. E dopodiché abbiamo un insieme ancora di strumenti a percussione, il set di percussioni classiche contemporanee cosiddette, dove troviamo il timpano sinfonico, il classico timpano dell'orchestra sinfonica, poi abbiamo dei piatti, abbiamo dei tamburi, qui abbiamo il bongo, conga, un altro tamburo di parata, e poi abbiamo qui la tastiera, in questo caso è il glockenspiel, è una tastiera a percussioni, e quindi abbiamo una serie di strumenti a percussioni, e quindi abbiamo un insieme di vari suoni, vari timbri e varie tipologie di strumento. Le percussioni nel mondo, vediamo adesso i ritrovamenti e le culture. Come dicevo, facciamo un percorso anche geografico e storico e ascoltiamo adesso alcuni esempi dei vari strumenti. Abbiamo il qing, che è un insieme di pietre sonore ben intonate, sono state scoperte in Cina 4500 anni prima di Cristo. È un set molto interessante. Chiaramente le intonazioni sono relative alla musica che in Cina viene solitamente utilizzata nelle loro tradizioni. Lo ascoltiamo un attimo. Adesso abbiamo i Nakkara, sono praticamente una coppia di tamburi, vediamo le pelli tirate con le corde, e poi abbiamo dei fusti in terracotta, e quindi abbiamo la propagazione appunto del suono delle pelli percosse. Thank you.
Dopodiché abbiamo le campane in terracotta, secondo il millennio avanti Cristo, ritrovate a Creta, quindi nella nostra Europa, ed è uno dei primi strumenti ritrovati appunto in Europa, poi vediamo anche qualcos'altro. E sono delle campane in terracotta, come dicevo, ben intonate anche qui, come le pietre sonore. Possiamo ascoltare delle micro melodie chiaramente molto ritmiche e più che altro hanno la facoltà di avere una ritmicità più che un fatto melodico. Adesso vediamo il tamburello, secondo il millennio avanti Cristo dell'antica Mesopotamia, è il classico tamburello che tutti quanti conosciamo, ha delle tecniche notevoli, ogni cultura ha le proprie tecniche, forse qualcuno ha visto le tecniche, diciamo, della nostra cultura salentina, mentre qui vediamo quelle del Medio Oriente. Adesso vediamo il Gatam, secondo il millennio avanti Cristo, scoperto in India, è un vaso in terracotta, a differenza delle campane cretesi, è uno strumento che viene percosso direttamente con le mani e con le dita soprattutto, quindi abbiamo una ricchezza ritmica notevole. Ora vediamo il gong, scoperto 660 anni prima di Cristo in Giappone, lo conosciamo bene, il suono del gong tipico, però è possibile percuoterlo con varie bacchette o altri strumenti come l'archetto, vedremo successivamente, e quindi abbiamo una ricchezza di suoni notevole grazie a questo strumento, come un po' tutti gli strumenti a percussione. Noi stiamo vedendo un po' uno dei tanti possibili suoni di ogni strumento, ma ogni strumento è possibile percuoterlo con differenti battenti e quindi abbiamo un'ulteriore differenza di suono.
Adesso vediamo il timpano, il classico timpano sinfonico che tutti conosciamo, scoperto il V secolo a.C. nell'antica Mesopotamia. E, questo è lo strumento, diciamo, barocco, cosiddetto il timpano barocco, e avevano la possibilità di tirare i tiranti appunto con delle chiavette e poter avere un'intonazione diversa. L'evoluzione poi del timpano ci ha portato ad avere un pedale sotto alla caldaia, grazie al quale è possibile intonare lo strumento rapidamente e quindi avere anche glissandi, quindi avere un'ampiezza diciamo di intonazione molto più facile e molto utilizzata nella musica contemporanea. Adesso vediamo il Bianzong, scoperto in Cina 433 a.C., è un insieme di campane, molto simile al Qing, quell'insieme di pietre sonore, in questo caso sono delle campane, quindi come possiamo vedere c'è un'ampiezza sonora veramente interessante ed è suonato da più percussionisti. Questo che vedete sulla destra ha un battente molto grande solo per le campane grandi, poi gli altri hanno due battenti ciascuno per poter suonare appunto un po' le varie parti dello strumento. Vediamo il Teponazli, a cavallo tra i secoli tra a.C. e d.C., scoperto in Perù, America del Sud, è il classico tamburo a fessura, quindi sono dei tronchi scavati e percossi con dei pezzi di legno. Adesso vediamo il Yegog, primi secoli d.C. a Bali, l'antico praticamente xilofono che tutti noi conosciamo, quindi sono dei
di varie misure, pezzi di tubi sonori di varie misure, e abbiamo gli xilofoni piccoli, e poi scendendo giù, poi lo vediamo il video, ce lo presenta un po' tutto, e vediamo anche questi che sono molto grandi, con dei suoni veramente molto profondi. E chiaramente non sono proprio perfettamente intonati, quindi fungono più da costruzione ritmica e quindi da contrappunto ritmico, e quindi chiaramente essendo a Bali abbiamo questa musica gamelan minimalista che poi è stata ripresa un po' dai compositori contemporanei. Adesso vediamo il balafon, XIII secolo d.C., scoperto in Guinea, è praticamente il predecessore della marimba. Vediamo le varie barre in legno e sotto delle zucche svuotate per creare appunto la risonanza dei tasti. E quindi ascoltiamo diciamo, questo tipico suono africano, comunque questa tipica ritmicità e melodicità africana. Adesso vediamo il berimbau, XVI secolo d.C., scoperto in Brasile, è un arco in legno con una corda in ferro che viene appunto tirata alle due estremità. Abbiamo una zucca qui in basso che funge da cassa armonica e poi nella mano sinistra c'è una pietra che funge un po' da intonazione, sentiremo poi le varie intonazioni che questo percussionista ottiene, e con la mano destra percuote la corda e abbiamo una ritmicità molto ricca. Ok, concludo con quattro esempi di mie composizioni, mie produzioni. In questa prima utilizzo le pietre sonore all'interno di questo, diciamo, così, progetto orchestrale. In questo caso è una banda di fiati e percussioni che accompagna il percussionista e un mezzo soprano. Thank you.
spesso vediamo invece, ascoltiamo e vediamo il tar, è un tamburo a cornice persiano, quindi c'è sempre la banda che accompagna il percussionista e la mezzosoprano. Bene, ultimi due esempi con due strumenti invece più occidentali, appunto, come dicevo, i timpani sinfonici classici dell'orchestra. In questo caso è un concerto per timpani e orchestra, sono quattro timpani intonati e accompagnati dall'orchestra sinfonica, insomma, il classico concerto per percussione e orchestra. Ultimo video è praticamente un ensemble di strumenti a percussione, sono nove percussionisti e qui abbiamo un po' tutti gli strumenti rappresentativi, abbiamo vibrafono, marimbe, xilofoni, poi abbiamo la batteria, i timpani e poi altri strumenti diciamo delle varie culture come bongos, congas, campanacci e vari. Quindi è un concerto per ensemble di percussioni e orchestra sinfonica, quindi l'orchestra sinfonica accompagna questo ensemble. Ok, bene, io avrei terminato, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie, un bellissimo intervento, grazie ancora per i fantastici pezzi finali, bellissimi, per tutta questa carrellata di strumenti che ci insegnano come la musica sia radicata all'interno delle nostre radici storiche e che il linguaggio musicale come quello della scienza sia indipendente dalle frontiere e che attraversa tutto quanto il mondo. E grazie ancora per questa bellissima presentazione. Purtroppo siamo un po' in ritardo e quindi io passerei direttamente
alla presentazione della dottoressa Aruta e lasciare spazio alle domande alla fine dell'intervento della dottoressa Aruta. Grazie ancora al professor Mutleo e passerei la parola alla dottoressa Aruta. Ciao a tutti, io sono Caterina Aruta e vi parlerò della fisica degli strumenti a percussione. Vi rubo giusto qualche altro minuto di attenzione. Mi piace iniziare questo intervento ponendoci alcune domande, e, diciamo, chiedendoci come mai nelle clip che avete ascoltato adesso mostrate dal maestro Mutleo, rispetto al clavicembalo che avete ascoltato prima, grazie al maestro Iacobelli, il suono di questi strumenti che hanno, diciamo, che utilizzano in un caso le corde e nell'altro il tamburo sono così diversi. In particolar modo, nel caso del clavicembalo le corde sono pizzicate, però se pensate al caso del pianoforte, in cui le corde sono percosse, come mai degli strumenti comunque a percussione in entrambi i casi hanno un suono così diverso? E un'altra domanda è come mai alcuni strumenti a percussione sono in grado di produrre suoni che noi percepiamo avere un'altezza ben definita, come ad esempio il diapason qui nell'immagine a destra, che è utilizzato come riferimento per accordare tutti gli altri strumenti musicali, mentre ci sono degli strumenti a percussione che producono suoni ai quali noi non riusciamo ad associare un'altezza. Pensate ad esempio ai piatti o al rullante. Quindi durante questo intervento parleremo di due grandi famiglie di strumenti a percussione, i membranofoni e gli idiofoni, già visti col professor Mutleo. Partiamo quindi dai membranofoni e quindi esaminiamo come oscilla una membrana circolare che viene percossa. A differenza del caso delle corde, qui dobbiamo considerare due indici per contraddistinguere quelli che abbiamo definito già prima essere i modi normali, quindi i vari modi possibili di oscillazione della membrana, perché la membrana è un vibratore bidimensionale. In particolare il primo indice N, che ricorda l'indice del caso delle corde, in questo caso si riferisce al numero di diametri nodali sulla nostra membrana, cioè il numero di diametri composti da punti che restano inquiete durante l'oscillazione, mentre M, il secondo indice, si riferisce al numero di cerchi nodali. Se pensate, ad esempio, alla frequenza fondamentale, quindi la frequenza relativa al modo più semplice di oscillazione possibile di una membrana circolare, essa corrisponde al caso in cui non ci sono diametri nodali, quindi il nostro N è 0, ma abbiamo un cerchio nodale, che corrisponde proprio all'insieme dei punti in cui la membrana è vincolata, diciamo, all'estremità, quindi lì dove sono presenti le chiavi per fissarla e tenerla in tensione. Come nel caso delle corde, anche nel caso delle membrane, la fondamentale è proporzionale al rapporto tra la tensione della nostra membrana e la densità. Quindi fissato il materiale, scelto il materiale del nostro tamburo, quindi fissata la densità, e scelta l'accordatura, quindi fissata anche la tensione, abbiamo fissato la frequenza fondamentale. Cosa cambia rispetto al caso delle corde? Come abbiamo visto prima con Antonello, nelle membrane gli ipertoni, quindi quelle che nel caso precedente delle corde abbiamo chiamato armoniche superiori, non sono dei multipli interi dell'armonica fondamentale. Vi basti guardare le frequenze riportate in questa tabella, che corrispondono a 6 delle armoniche più degli ipertoni più semplici delle membrane. Potete vedere che, ad esempio, il primo ipertono è 1,59 volte la frequenza rispetto alla frequenza fondamentale. Quindi non ci sono rapporti semplici. E la conseguenza più immediata di ciò è il fatto che il nostro sistema uditivo, il nostro sistema percettivo, risulta un attimo confuso e quindi incapace di attribuire un'altezza definita al suono che ascoltiamo. Se vogliamo vedere più in dettaglio come oscilla la membrana per ognuno di questi modi, possiamo guardare queste animazioni. In particolare vedete il caso del modo fondamentale ha un suono cerchio nodale, come abbiamo detto, tutto il resto della membrana oscilla, mentre nel caso del modo 1-1 abbiamo anche un diametro nodale. I punti lungo il diametro di questa membrana
rimangono inquiete durante il moto. È importante notare che è fondamentale nell'eccitazione di questi modi, di questi ipertoni, il punto in cui viene percossa la nostra membrana, perché così come abbiamo detto prima, avete visto prima con Antonello, nel momento in cui ad esempio noi andiamo a percuotere la membrana lungo il diametro nodale, quindi ad esempio al centro, questo tipo di modo 1-1 non può essere eccitato, poiché proprio i punti diciamo, lungo il diametro nodale devono rimanere inquiete. Proviamo a fare qualche esempio di strumenti musicali che utilizzano delle membrane circolari e partiamo da uno che ci dà un suono di altezza ben definita, come avete ascoltato nelle clip precedenti del maestro Morleo. Parliamo del timpano. In particolare vi faccio ascoltare un piccolo esempio. Si percepisce quindi un suono di altezza chiara. Come potete vedere nello spettrogramma qui riportato, nell'asse X ci sono le frequenze e nell'asse Y ci sono i tempi. Nel momento in cui viene percosso questo timpano, si vengono a percepire, quindi a registrare una serie di frequenze, ma dopo un transiente iniziale, un istante di tempo iniziale, se ne distinguono alcune molto più chiare. Questa corrisponde a quella che ascoltiamo, che è questo Re, e poi ci sono una serie di ipertoni di altre frequenze che, come potete vedere, formano una serie che è equidistanziata, quindi diciamo è effettivamente a tutti gli effetti una serie armonica. Ma questo non sarebbe in contraddizione con quanto detto prima, cioè come mai nel caso del timpano abbiamo una serie armonica e non una serie di ipertoni che hanno frequenze che sono non multiple della fondamentale? Cioè, dovuto al fatto che il timpano non è una semplice membrana in tensione, ma ha una struttura un po' più complicata. C'è una caldaia, che è questo bacino di rame oppure di ottone, che va a complicare un attimo la situazione. Tutta la massa d'aria presente all'interno della caldaia va a aggiungere inerzia al sistema, quindi tutto il sistema si comporta come effettivamente un corpo di densità maggiore. Ciò fa sì che in tutti i modi normali si abbassano. Come ricordate prima, la densità risultava il denominatore di quella frazione che abbiamo guardato per la fondamentale. Quindi maggiore la densità, minore risulterà la frequenza. Inoltre la caldaia diciamo, si comporta come un vero e proprio oscillatore accoppiato alla membrana, accoppiato sia tramite l'aria, il grande volume d'aria presente all'interno del timpano, sia soprattutto attraverso le sue pareti. E nel corso degli anni, coloro che costruivano questo strumento hanno ottimizzato il volume della caldaia in maniera tale da creare una situazione in cui i modi a rapporti quasi interi, quindi effettivamente gli ipertoni che si venivano a trovare a frequenze che erano praticamente dei multipli interi della fondamentale, venissero esaltati, venissero amplificati rispetto agli ipertoni a frequenze che erano molto lontane da numeri interi. Ecco perché noi ascoltiamo il suono del timpano e percepiamo un suono di altezza ben definita. Un altro esempio di membranofono, però questa volta al quale noi non riusciamo ad associare un'altezza definita, è il rullante. Vi faccio ascoltare un piccolo estratto. Come potete vedere da questo spettrogramma, anche dopo un po' di tempo non si riesce a distinguere alcune frequenze particolari nel suo spettro, ma c'è tutta una serie di ipertoni e frequenze che diciamo, vanno a costituire questa parte colorata in rosso, quindi quelle di maggiore intensità. E come vedete anche qui sotto, nella trasformata di Fourier, noi non riusciamo a definire delle frequenze che creano uno spettro, una serie armonica. E questo, diciamo, è dovuto al fatto che quali sono le differenze tra il rullante e il timpano? Essenzialmente c'è il fatto che il rullante ha due membrane, non una sola, ognuna alle due estremità. E quando noi colpiamo una membrana, entra in oscillazione anche la membrana di sotto. E le due membrane oscillano come degli oscillatori accoppiati, sia tramite l'aria sia attraverso le vibrazioni della cassa,
E quindi in questo caso, diversamente dal caso precedente, non c'è, diciamo così, la caldaia che andava ad amplificare i modi armonici, tra virgolette, e a smorzare gli altri, ma ci sono tutti quanti i modi normali che vengono eccitati e per ogni modo normale, considerate per esempio la fondamentale 01, ci sono due possibili casi, il caso in cui le membrane oscillano in fase e il caso in cui le membrane oscillano in opposizione di fase. Quindi c'è una sovrapposizione molto complessa di modi normali e questo fa sì che noi non riusciamo a percepire un suono di altezza ben definita. Passiamo invece all'altra categoria di strumenti, quello degli idiofoni, e guardiamo il funzionamento delle barre ad estremi liberi. Parliamo essenzialmente degli strumenti come lo xilofono, la marimba, il vibrafono. In questo caso abbiamo delle barre, quindi un materiale abbastanza rigido, e quindi la forza di richiamo dopo la percussione non è dovuta a una forza elastica, ma è dovuta alla forza della flessione, diciamo risultante dalla flessione di questi materiali. Se andiamo a guardare in questo caso la fondamentale per le frequenze trasversali, vediamo che la sua espressione un po' più complicata dipende da fattori per esempio quali la forma della sezione della barra, è inversamente proporzionale al quadrato della lunghezza della barra, poi abbiamo sempre un fattore densità sotto nel denominatore di questa radice. Ma guardando i modi fondamentali ci accorgiamo, guardando il modo fondamentale e le frequenze degli ipertoni, ci accorgiamo che anche in questo caso i modi di vibrazione non stanno tra loro in rapporti interi, quindi anche in questo caso gli ipertoni non sono in serie armonica. Ci aspettiamo una certa inarmonicità dovuta a questo, diciamo, a questo fattore. Nonostante ciò però, diciamo, un esempio abbastanza comune di strumento di idiofono è lo xilofono e anche in questo caso ci troviamo di fronte a uno strumento di altezza ben definita. Quando percuotiamo le piastre di uno xilofono, così come se stessimo suonando un pianoforte, sentiamo dei suoni di altezza ben definita. Quindi, diciamo, qual è la ragione per cui abbiamo questo tipo di percezione? Prima di tutto lo xilofono viene classificato in questa famiglia di barre con estremi liberi poiché le sue piastre arcuate, quindi queste piastre marroni, sono sostenute da dei supporti morbidi solo nei punti nodali del modo fondamentale. Quindi quando guardate questo disegno solo lì dove ci sono le freccettine, queste due frecce per il modo fondamentale e non sono fissate agli estremi. Ecco perché vengono considerate barre ad estremi liberi. La presenza di queste barre arcuate, quindi la presenza di un assottigliamento nella parte centrale, fa sì che diciamo, l'inarmonicità sia un po' attenuata grazie al fatto, diciamo, che ha come conseguenza il fatto che gli ipertoni sono più vicini, quindi non sono esattamente nei rapporti che abbiamo visto prima. Ma soprattutto ciò che rende questo strumento, diciamo così, armonico è la presenza di questi risonatori a forma di canna sotto le piastre. Questi infatti, quando una piastra viene percossa, vibrano alla stessa frequenza della frequenza fondamentale della piastra, andando quindi ad amplificare la frequenza fondamentale e a smorzare il contributo degli ipertoni. Quindi quello di fatto che ascoltiamo nel suo spettro è una forte intensità associata alla frequenza fondamentale, mentre gli ipertoni risultano smorzati e quindi risulta smorzata l'inarmonicità che diciamo, ci aspettiamo. Quindi, per concludere, se ritorniamo alle domande iniziali e proviamo a dare delle risposte, abbiamo visto che sia nei membranofoni che negli idiofoni gli ipertoni non sono dei multipli esatti della frequenza fondamentale, in generale, diversamente da ciò che accade con le corde. Però, diciamo, questo ha come conseguenza il fatto di percepire un suono a cui non riusciamo ad associare un'altezza, come nel caso del rullante dei piatti. Però, dicevamo, ci sono degli strumenti che, grazie soprattutto ad alcuni accorgimenti costruttivi, quindi nel caso del timpano la presenza di una caldaia, diciamo, costruita con determinati criteri, e nel caso dello xilofono, soprattutto il fatto che le piastre siano arcuate e che ci siano i risonatori a forma di canna sotto le piastre, fa sì che diciamo, il contributo di alcuni ipertoni venga smorzato e ciò riduce l'inarmonicità di questi strumenti e fa sì che diciamo, riusciamo a percepire dei suoni di altezza definita, quindi lo xilofono, il diapason e il timpano. La mia presentazione
si conclude così. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Ringraziamo la dottoressa Ruta anche per averci spiegato le differenze fondamentali tra la vibrazione di una corda e invece la vibrazione di un tamburo e di una membrana. E adesso diciamo siamo aperti per delle domande al professor Morleo e alla dottoressa Ruta. Abbiamo un po' di minuti da dedicare alle vostre domande. Quindi come prima potete farle attraverso la chat o alzando il simbolo della mano, cliccando sulla mano per attirare l'attenzione. Vediamo un po'. Non vedo domande nella chat, ma soprattutto la presentazione del professor Morleo è stata molto interessante perché ci ha fatto una carrellata di tutte quante le diciamo, possibili tecniche anche di percussione e come l'utilizzo delle percussioni, appunto come dicevo prima, affonda le radici nella nostra storia, ma anche utilizzato ampiamente nelle composizioni moderne, no? Gli ultimi quattro pezzi che ci ha fatto sentire, anche se erano dei piccolissimi estratti, ci ha dato subito il segno di questa, diciamo dell'utilizzo che si ha in un'orchestra moderna. Vediamo un po', ci sono domande? C'era anche una domanda passata per il professor Jacobelli che dovrebbe riattivare l'audio. Ci chiedevano quanto costa in media costruire un clavicembalo. Bisognerebbe riattivare l'audio. Mi senti? Ecco qua. Sì, sì. Ok. Allora, il costo del clavicembalo ovviamente dipende da tante cose, ma facciamo una media sui 5-6 mila euro uno di questa dimensione, cioè 2 metri di lunghezza per 90 di larghezza. Ovviamente la produzione industriale costa molto di più, cioè quella artigianale buona, questo io ti sto parlando solamente del costo dei materiali tra legni, vernici, colle, accessori, un po' di ammortamento per le macchine, per il locale, si arriva a questo prezzo. Ecco. Lo puoi ripetere per favore perché mancava l'audio? Ah, ho capito. Allora, ho pensato di rispondere circa un 6.000 euro come media, può essere di meno o di più, ma questo è il costo, non il prezzo, cioè quello che costa ad un privato che dovesse comprare i materiali, le vernici, le colle, le resine, gli attrezzi, eccetera, quindi gli viene a costare, le corde che costano molto, quei piccoli accessori di metallo hanno dei prezzi che sono un po' fuori mercato. E i trasporti, insomma, diciamo che 6.000 euro potrebbe essere giusto. Grazie, grazie mille per la risposta. Non so se ci sono domande per le ultime presentazioni. Ecco, mi chiedono per il maestro Morleo e la dottoressa Ruta, quali sono i gradi di libertà a disposizione del percussionista sui vari strumenti, in particolare quanto conti il punto e la modalità di percussione? Vogliamo sentire prima? Rispondo, sì, prego. Magari rispondo prima io e poi magari se la dottoressa Ruta vuole essere ancora più specifica.
Chiaramente ci sono delle tecniche ben precise per ogni strumento a percussioni. Le tecniche sono, diciamo, solitamente tramandate per quanto riguarda un insegnamento ben preciso, che può essere il conservatorio, può essere una scuola privata, oppure ancora meglio sul campo, cioè stando proprio insieme a dei musicisti, suonando o cercando di da autodidatta comprendere quale potrebbero essere le migliori soluzioni. Quindi la libertà del percussionista è un po' questo, vedere un po' le varie tecniche e scoprire secondo anche il proprio corpo, secondo le proprie tendenze, quale è la soluzione migliore per poter suonare uno strumento. Quindi, a mio avviso non esiste un'unica tecnica, ma esistono varie possibilità, e quella più idonea è quella appunto specifica per ognuno di noi, in maniera soggettiva. Infatti, io quando insegno mi preoccupo molto della particolarità della persona. E a livello emotivo, soprattutto come si pone rispetto alla musica e come si pone poi in relazione allo strumento. Quindi anche il tocco dello strumento è relativo alla persona. Ogni persona lo tocca in maniera differente, anche se può sembrare uguale, sembrano molto simili i percussionisti quando suonano perché si vede il movimento, e vabbè, ma è molto importante come e dove percuote lo strumento o la membrana o appunto il punto di risonanza. E questo fa poi del percussionista la differenza, né peggio né meglio, fa solo la differenza. Ecco, questo è importante dirlo. Certo. Grazie. Io aggiungerei forse giusto un esempio per, diciamo, sottolineare l'importanza del tipo di percussione, del punto anche di percussione nel caso dei timpani. Prima avevo accennato al fatto che se percuotiamo un timpano al centro, in realtà stiamo andando a diciamo, smorzare il modo 1-1, quello che aveva un diametro nodale al centro, un diametro nodale quindi passante per il centro. In particolare, cioè in realtà non è solo questo, diciamo, la cosa che va detta, cioè nei timpani, se diamo un colpo al centro, il suono risulta molto molto smorzato e questo non è, diciamo, una cosa che magari ci aspetteremo perché il modo 0-1, quindi il modo fondamentale, prevede per essere citato proprio un colpo al centro e il centro è proprio, l'antinodo, quindi il ventre dove si muove più, la membrana. Però la verità è che la presenza di una grande quantità di aria da spostare, nel caso del timpano, ostacola un po' il modo 1-1 e il modo 0-1, quindi la fondamentale, se percossa, se eccitata in questo modo. E infatti nei timpani il modo, principale, quello che più sentiamo, che contribuisce maggiormente al suono, non è tanto la fondamentale in termini di intensità, quanto il modo 1-1. Ecco perché, diciamo, ad esempio in quel caso sentiamo un suono molto smorzato. Giusto un esempio. Grazie, tutto chiaro, grazie mille. Allora, diciamo, siamo arrivati alla fine del nostro incontro, siamo andati lunghi, ma è stato tutto molto interessante e volevo ringraziare tutti quanti i partecipanti che numerosi si sono collegati. Speriamo che sia stato interessante per tutti questa carrellata che abbiamo fatto sugli strumenti musicali. E volevo ricordarvi il prossimo incontro di Art and Science, che sarà un incontro nazionale. Sapete che il progetto è articolato su incontri locali a Bari e incontri nazionali. E il prossimo incontro si terrà il 29 gennaio prossimo, sempre alle 15. E la dottoressa Galati dell'INFN Università di Bari parlerà di natura, arte e scienza, e il professor Organtini della Sapienza di Roma. Ci parlerà dell'eleganza, nella fisica. Con questo ringrazio ancora tutti quanti,
i relatori, il professor Iacobelli, il professor Murleo, la dottoressa Aruta, il dottor Perrecchia e tutti quelli che hanno contribuito all'organizzazione di questo incontro, e a voi nuovamente un grande ringraziamento da parte nostra, a tutti quelli che hanno partecipato collegandosi oggi. Grazie ancora e arrivederci al prossimo incontro. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Grazie, buonasera.